lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany. Oggi vi volevo parlare di libri che diventeranno film o serie TV. In questo caso toccheremo generi abbastanza diversi ma che credo possano davvero interessarvi e sono da tenere d'occhio, almeno tutti quelli che vi sto per indicare secondo me saranno prodotti molto interessanti o comunque da vedere cosa salterà fuori. Se non l'avete fatto vi ricordo di iscrivervi al mio canale perché mi date davvero una grande mano e se guardate i miei video, likeate quello che propongo eccetera, mi supportate anche non economicamente, però aiutate il mio canale a crescere, a continuare ad esistere insomma. E in più io sono un'affiliata di Amazon, quindi se acquistate tramite i link che io vi linko giù nell'info box perché qualcosa di quello che vi ho proposto vi incuriosisce, io recepisco una piccola percentuale che mi aiuta insomma a fare acquisti per il canale e a leggere sempre di più ovviamente per portarvi contenuti sempre più nuovi e interessanti. Chiusa la parentesi, partirei con il video. Il primo di cui voglio parlare, che è un libro che io ho amato molto e che credo che in tanti nella community di YouTube abbiano sostenuto perché è veramente un libro scritto molto bene, molto carino, e stiamo parlando di Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, che è uscito anche in Italia. In questo caso stiamo parlando di un film e secondo me sarà un prodotto abbastanza interessante, molto molto indirizzato su un pubblico di riferimento sicuramente teenagers, anche perché innanzitutto si chiamerà Love Simon, non so ancora il titolo italiano ovviamente perché ancora deve uscire, comunque tenetelo d'occhio, e secondo me già dal cast capiamo anche quanto ci stanno puntando insomma, perché abbiamo Nick Robinson e Catherine Langford, che voi magari conoscerete come Hannah Baker, la mia odiata Hannah Baker di 13 Reasons Why, che sono entrambi insomma molto amati dal pubblico giovane, e in più c'è Jennifer Garner e altri attori, insomma sarà una cosa carina. La regia affidata a Greg Berlanti, che è lo stesso regista e comunque uno dei produttori e scrittori di Flash e Arrow. Il libro di Becky Albertalli racconta la storia di un ragazzo che non ha mai dichiarato di essere gay e che online conosce una persona della quale si innamora fondamentalmente, scopre che questo è un suo compagno di classe, ma rimane nel totale anonimato. Una storia molto carina, secondo me, poi insomma nasconde ovviamente tanti tanti risvolti interessanti che parlano anche di temi ovviamente molto profondi e molto difficili anche da esternare, e lo fa con una semplicità e uno stile che a me sono piaciuti molto. Nel libro spero che il film rispecchi molto questa parte. Tra l'altro è stata, credo, appena fatta la presentazione la settimana scorsa del primo screening. Io seguo Becky Albertalli su Instagram e l'ho vista felicissima e orgogliosissima di questo prodotto, quindi ancora, ancora più curiosa di prima. Il secondo libro di cui vi voglio parlare, che probabilmente è il prodotto che io sto attendendo di più, è Altered Carbon, che è una serie Netflix. Io non ho letto il libro è Bay City di Richard K. Morgan, e già dal primissimo trailer io mi ricordo proprio che stavo impazzendo, voglio vedere questa serie assolutamente. Non ho letto il libro, ma ho tanti amici che invece l'hanno fatto, che mi hanno sempre sgridata perché io non l'ho visto. L'unico mio limite con questo libro è la mattonata che è, perché è più di 1000 pagine. Però me l'hanno sempre descritta come un libro pazzesco. Noi ci troviamo in questo mondo futuristico dove la tecnologia è talmente arrivata tanto in avanti, in pratica hanno condensato l'identità umana su dei supporti digitali che permettono a, diciamo, a tutto quello che definisce la persona di sopravvivere anche alla morte del corpo. L'anima, l'intelligenza, insomma quello che definisce una persona, e noi seguiamo la storia di Kovacs, che è questo ex soldato poi passato alle investigazioni speciali, che seguirà un caso che coinvolge una persona che pensa di aver dimenticato e di aver perso i propri ricordi, ma c'è qualcosa che non quadra. Per me molto interessante, se non l'avete fatto ve lo linko giù, andatevi a vedere subito il trailer perché vi gaserete quanto mi sono gasata io. Esce questa settimana su Netflix, quindi non fatevelo scappare. Il titolo di cui vi parlo, che avrete sicuramente sentito nominare, è Ready Player One, che sarà solo Player
One per il film. Il film, tra l'altro, ha una produzione gigantesca perché sarà diretto da Steven Spielberg. Io non oso immaginare nemmeno come possa saltare fuori, insomma. È uno dei titoli che attendo di più perché a me il libro era piaciuto moltissimo e per quei pochi che non lo conoscono, racconta la storia di questo mondo ovviamente futuristico, distopico, dove tutto è in rovina, ma esiste Oasis, che è questo gioco. Tutti giocano per svagarsi da quello che succede all'esterno. Improvvisamente il creatore del gioco decide che chiunque troverà all'interno del gioco easter eggs e risponderà a tutte le domande, insomma tutti dei trucchetti nascosti e disseminati nel gioco, diventerà l'erede del suo mondo virtuale. Allora, penso che effettivamente Spielberg possa essere un ottimo regista per questa serie perché ha quella potenza, sicuramente economica anche, ha soprattutto di produzione, di dettagli, insomma è un regista che sicuramente saprà dare molta molta identità a questo libro. Sono proprio curiosa. Passo avanti e balzo al prossimo titolo, che è The Darkest Minds di Alexandra Bracken. Sarà tratto un film da questo libro. Io ho letto solo il primo, non mi aveva fatto impazzire, però ci sono elementi davvero innovativi perché è stato ormai è un libro un po' vecchiotto, cioè qualche anno, e per il momento in cui è uscito raccoglieva un po' l'eredità di Veronica Roth, che ai tempi era una pioniera insomma di questo genere, soprattutto nella letteratura young adult, e Alexandra Bracken era poco dopo, insomma, quindi contestualizziamo anche ciò che è uscito. Il film già come nomi presenta Amanda Stenberg, che è l'attrice, purtroppo io non glielo perdonerò mai, però a me piace molto lei come attrice, che è la protagonista di Everything Everything, e poi c'è Mandy Moore, che insomma è un volto molto noto, eccetera. La storia di Darkest Minds. La storia di Darkest Minds è ambientata in un futuro distopico molto molto decadente e racconta la storia di Ruby, che è una ragazza che ha dei poteri speciali e viene rinchiusa in un campo di concentramento, potremmo definirlo, comunque campo di riabilitazione viene chiamato nel libro. Lei purtroppo però si troverà a scappare e ad unirsi a un gruppo di ribelli per combattere il governo. Per me questa era una serie che nel libro aveva diversi difetti, però sono comunque curiosa, voglio vedere come lo trasformeranno, poi voglio vedere Amandla perché mi piace veramente molto. Segnatevelo se non l'avete fatto. L'ultimissimo titolo di cui vi parlo oggi ovviamente è il film che verrà dedicato a The Hate U Give di Angie Thomas. Credo che manterrò il titolo e che non cambierà nulla. Se forse siete stati fuori da YouTube, dai social e dalle classifiche di qualsiasi libro venduto quest'anno, non avrete mai sentito parlare di Hate U Give. Io non l'ho ancora letto mai nel mio programma di febbraio, quindi è anche una buona occasione per leggerlo, e parla di questa ragazza che si ritrova ad assistere alla sparatoria di uno dei suoi migliori amici e anche a vivere quello che ne saranno le conseguenze, quello che per lei rappresenta il parlare, il dire la verità nonostante sia la cosa più difficile da fare. Voglio proprio vedere, sì, prima innanzitutto il libro perché forse sono l'unica che non l'ha letto, ma mi impegnerò, e poi chissà che il film non riesca a rappresentare in maniera molto forte tutti i temi all'interno di questo libro. Staremo a vedere. Bene, questo era il video che volevo fare da un po' di tempo perché ci sono davvero, secondo me, tante serie TV o film che prendono ispirazione da libri molto validi o comunque interessanti, quindi mi sembrava giusto anche proporveli perché magari qualcuno di voi non li aveva già segnati come da vedere. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se c'è qualcos'altro in uscita che a voi interessa e che magari io non ho messo in questo video e magari lo farò nel prossimo. In ogni caso vi ringrazio come sempre per aver visto questo video. Nell'info box trovate tutte le info sui film, sui libri da cui sono tratti, i link di Amazon, insomma. Spero davvero che qualcosa vi abbia incuriosito, come sempre. Vi ringrazio nuovamente per aver guardato questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!